Professore, mi scusi, posso? Io non ho capito una cosa, ma cosa voleva dire la signora quando ha detto non c'è altra strada? Scusa Bettina, come fai a sapere cosa ci diciamo io e mia moglie nel mio studio con la porta chiusa? No, beh, quella è la porta di servizio, non chiude bene. Ogni tanto le cose che vengono dette dentro si sentono fuori, paro paro, cioè... Sei tu che ti metti a origliare, Bettina? No, ma quando La mai? porta di servizio chiude benissimo. No. Comunque non sono fatti che ti riguardano. No, invece sì, se mi permette sono fatti che mi riguardano. Non dite sempre che tutti voi, no? Che io faccio parte della famiglia, eh? Lo devo far parte per forza della famiglia, perché se no sarei una cameriera. E la cameriera viene anche pagata, cosa che non succede da anni, Sono tra diventati parentesi. un'ossessione di tutti questi soldi, un'ossessione di Chissà tutti. Ormai perché. un uomo vale per quanti soldi ha, fosse anche, che ne so, un nome memorabile, un nome che sta nelle enciclopedie, nelle antologie, non lo so, un uomo di fama. La fama. È perché la fama si mangia adesso? Da quanto? E forse era questo che voleva dire la signora. L'unica cosa che non ho capito è che cos'è questa unica strada che dice. Bettina, lascia perdere. Minaccia cose che non farebbe mai. Piuttosto, per caso si sono notate in questa casa tracce di indigenza? Indigenza? No, ma io in casa non ne ho viste, no. Povertà? Ah, povertà, sì. Come povertà, No, Bettina? indigenza Come mai, però. povertà? Ma non diciamo fesserie, dai. E come povertà? Addirittura povertà, dai. Professore, bussano alla porta, ogni tanto, ed è quasi sempre il postino che porta quelle buste verdi, presente. E la signora, tutte le volte, si chiude in camera e inizia a piangere. Che senso inizi a piangere? Tu come lo sai, Bettina? Io i rumori di questa casa li conosco benissimo. Porte aperte o porte chiuse. Fammi andare, va.